back in ETV. Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny e oggi qui, tempo permettendo, dalla bellissima terrazza del rifugio Bindesi, è arrivata a trovarci Marte. Vi lascio con il suo brano Spogliami dalle paure. Buon ascolto. Tu affondi i tuoi peccati e le tue mani un po' tremanti nei meandri del mio corpo. E ricordi che aver fame sono ridotti in cenere e tormenta l'esistenza. E riduti vuol dire che sono i residui di una sigaretta fumata di lunedì. Chi è l'arma, chi è il guerriero, chi conduce questo gioco senza sentimenti? Amminami, poi sfiorami e spogliami dalle paure. Zittiscimi, sorprendimi e metti a nudo le emozioni. La mia anima colpevole non spera di guarire da questo vizio ambiguo. Siamo tutti quanti attori in un teatro interiore, fra le ossa, e mentiamo a noi stessi destreggiandoci tra ruoli di questa tragedia. Mi rivolgo agli spettatori, innocenti alle sensazioni di noi, avidi di intimità. Ammirami, poi sfiorami e spogliami dalle paure. Zittiscimi, sorprendimi e metti a nudo le emozioni. Sfiorami e spogliami dalle paure, zittiscimi, sorprendimi e metti a nudo le emozioni. Grazie Marte, complimenti. Grazie a voi. Abbiamo tutti ancora la pelle d'oca, te lo assicuro. Grazie. Tu sei giovanissima perché hai 17 anni e hai iniziato, esatto, a conoscere la musica quando eri in prima media. Sì, io ho iniziato in prima media a fare liceo musicale e mi sono appassionata sia appunto alla chitarra classica, che tuttora sono, e alla musica moderna, iniziando chitarra moderna, un pochino d'autodidatta, e il canto, che tuttora studio con Cheryl Porter. Il tuo nome Marte da dove viene, come hai deciso? Allora, Marte viene dal mio nome, che è Marta, e dal fatto che secondo Tolomeo Marte era il pianeta della musica per la posizione armonica che aveva nell'universo, e quindi mi è piaciuto, diciamo, mettere insieme queste due cose, questi due elementi. Come componi le musiche e i testi? Allora, inizialmente diciamo che la linea melodica, le prime parole, i primi testi, diciamo anche comunque i primi quattro accordi li metto giù io nella mia piccola stanzetta. E poi Dennis Ronchese, che è il tastierista degli Z, e mi dà una mano con la sua grande sapienza musicale ad arrangiare tutti i pezzi e, diciamo, completarli. Invece, per quanto riguarda i tuoi progetti, i sogni futuri, quali sono? Io vorrei entrare in conservatorio come appunto chitarrista classica e poi contemporaneamente appunto sviluppare la parte moderna e quindi far uscire, diciamo, il mio EP con i miei brani, e poi insomma si vedrà. Qual è il concerto che porti più a cuore, quello che ti è piaciuto di più?
un concorso in realtà a Vico Forte di qualche anno fa, dove mentre suonavo, praticamente era il mio turno, e la luce della finestra entrava e non mi faceva vedere niente. E quindi ricordo che stavo suonando con tutta, diciamo, quest'aura di luce attorno. E quindi è questo in realtà. Sei riuscita a vincerlo poi il concorso? Secondo premio, sì. Bravissima. Hai ringraziamenti da fare, saluti? Beh, voi sicuramente, Dennis che mi dà sempre una mano costantemente, i miei genitori che mi hanno portato fin qua su. Fanno, insomma, da taxisti. Sì, sì. Grazie Marta, ancora complimenti. Sono sicura che farai una carriera lunga. Si spera. Te lo meriti. Grazie. Da casa grazie per continuare a seguirci, guardatevi le puntate precedenti e quelle che stanno per arrivare. I miei ringraziamenti vanno come sempre a quelli del Rifugio Bindesi che ci ospitano e all'area, in particolare a Stefano e Fabrizio che si occupano di tutto. Ciao!